North by Northwest. E questo nome andrà anche analizzato, ma non prima di aver visto la formazione. Iniziamo da... Allora, io sono Andrea Carletti e sono il cantante, sono cantante e chitarrista e suono una Paul Reed Smith particolarmente, con un po' di effetti e un amplificatore Marshall, insomma abbastanza classico. Classico ma molto buono, molto elegante, insomma si fa notare senza strafare o fare chiasso. E ne mancano due, quindi ognuno di voi farà le veci del mancante. Qual è l'altro elemento che mi presenti? Allora, presento il bassista, che è Federico Giorgi, detto Tigre, ma Federico Giorgi, che suona un bellissimo basso di marca Clash, che ha solo lui, che non si sa dove l'ha trovato. Lire. No, 100.000 lire. 100.000 lire nell'anno 99, di cui ha cambiato le corde solo una volta. Anzi, io gli ho cambiato le corde solo una volta, però è un grande bassista. E l'amplificatore usa quello che trova di solito, veramente. Usa quello che trova. Poi abbiamo un elemento che a me è noto per altri motivi, comunque abbiamo... Federico Forleo, chitarra e cori, diciamo, sì. E chitarra io non sono a livello del Clash del bassista, ma comunque ho la mia prima chitarra elettrica comprata... lontano 98-99 credo ormai, che è una Epiphone modello Les Paul standard, alla Jimmy Page il colore, quindi sì, ma c'ha una caratteristica che è mancina, che è il problema di noi mancini, che è molto difficile trovare chitarre. E amplificatore anch'io sono sul versante Marshall, regalatomi da una nostra amica, la sua ragazza, che il fratello aveva questo GCM 800 nella cantina che non utilizzava più, e io molto felicemente l'ho ereditato. E livello effettistica, insomma, è un periodo in cui sono abbastanza fissato, insomma ricerco sempre, però alla fine mi sono fermato su quei 6-7 pedalami, delay, reverberi, insomma le solite. E invece l'altro componente che non è presente è Fabio Luppi, e alla batteria. E beh, lui è della formazione stabile, ormai insomma suoniamo insieme da credo quasi 4 anni, ma devo dire che sia come strumentazione sia come musicista ha veramente portato il suono North by Northwest, come dico molto spesso, a quello che doveva essere. Sono veramente... Ma che batteria? Batteria, francamente, non saprei che acustica, tipo, sì, c'ha la cassa, sì. Non è la classica Ludwig del 62, le perle, tutte, ma suona assai. So che piatti, UFIP e compagnia varia, ma insomma, vabbè. Non siamo così tecnici da questo punto di vista. Anche vabbè, insomma, l'importante è... lui, venendo da Latina, insomma, non è che se la porta sempre appresso, è come il bassista, insomma, quello che più o meno si trova sul posto è sempre meglio tenerlo, per quanto i piatti, il rullante, insomma, quello si porta sempre, perché... North by Northwest, come è venuto questo nome? Giusto per parlarne a lui, sicuramente. Me l'immaginavo. Beh, diciamo, a casa entrambi abbiamo sempre avuto un'educazione musicale assai ferrata. In casa mia si mastica sempre, anche da quando sono bimbo, e cinema in tutte le sfaccettature più possibili immaginabili, quindi nella ricerca del nome, attingendo a vari elenchi e tutto, in particolar modo nel Mereghetti, che in fondo, non so se avete visto, prima l'elenco dei registi e tutto quanto, anche i titoli originali, dico proviamo a cercare un titolo di un film originale che suoni bene, e devo dire che North by Northwest, per quanto l'accento Northwest l'abbiamo scoperto da poco e ci piace un po' di meno, però funziona lo stesso. Noi di solito diciamo North by Northwest. North by Northwest è più romano, però in realtà è uguale. Veniamo alla sorpresa, perché c'è una sorpresa, c'è questo album che è in gestazione, quindi ancora, però lo possiamo ascoltare. Com'è nato, com'è stato composto, come sono venute la scelta delle canzoni, eccetera. Vuoi parlare te dopo la mia? Vai, sì. Allora, l'album è nato, dunque, innanzitutto c'è da dire che il nome North by Northwest è nato prima ancora che noi avessimo un'idea del gruppo, nel senso che
Io e Federico abbiamo suonato insieme da quando ci siamo conosciuti in prima media, quindi praticamente appena ci siamo conosciuti abbiamo iniziato a suonare insieme. E all'inizio facevamo concerti punk a scuola con anche il nostro attuale bassista, che era il nostro bassista, mentre Federico era batterista. Dopodiché Federico è passato alla chitarra e lì suona di Norba in Orchest. E diciamo, lui, Norba in Orchest suona nel momento in cui lui ha abbassato l'accordatura della sua chitarra ai due toni e ha cominciato a scrivere dei pezzi originali e che ci sembrassero validi. In realtà non erano affatto le prime cose che scriveva, aveva scritto un sacco di cose, però erano le prime cose molto compiute e molto, diciamo, più personali. E quindi è lì che è nato un po' il gruppo. E il disco in realtà raccoglie da quei primi pezzi fino alle cose che abbiamo composto nel 2008-2009, diciamo. E comunque le composizioni sono principalmente scritte da Federico a casa e poi, diciamo, aggiustate, limate in sala prove, ma insomma, diciamo che il compositore è lui, io mi occupo dei testi. E quindi siete arrivati alla combinazione di questi brani scegliendoli, ma fra quelli già scritti, magari con un criterio, c'è un criterio di scelta? Diciamo che la scrematura già c'è ancora prima di provarli in sala. Cioè, diciamo, tutti i pezzi che abbiamo sempre provato noi quattro insieme come gruppo, alla fine sono finiti sul disco. Una cosa, non sono neanche tantissimi, il disco dura un'ora scarsa, ma i pezzi sono 7. Non sono proprio tantissimi, però diciamo appunto il lavoro di selezione viene fatto ancora prima a casa, prima ancora di provare un pezzo tutti insieme, non e poi dirà questo pezzo niente, no, insomma. Mai. Sì, è un, lo so che esistono, ci sono gruppi che scrivono gruppi, 40 e poi canzoni buttano, invece noi stiamo 3 mesi su un pezzo cercando di tirar fuori tutto il possibile che troviamo di buono e di giusto in quel brano. Adesso in particolare un pezzo in cui stiamo lavorando, veramente stiamo lavorando da 4 mesi, sì. E la settimana scorsa sembrerebbe funzionare tutto, perché intanto si lavora ai dischi successivi, insomma, questo sicuramente non ci si ferma in attesa che esca il primo. Abbiamo registrato il disco lungo il 2010, diciamo. Abbiamo iniziato a febbraio del 2010 e diciamo, le vere e proprie registrazioni hanno preso poco tempo, circa una settimana. Poi le fasi di missaggio, mastering, ritocchini, dettagli, eccetera, hanno portato via un po' di tempo, perché sono state fatte molto saltuariamente, però con molta calma, che è un po' in realtà il modo in cui lavoriamo noi, con molta calma. Sì, infatti ci siamo trovati molto bene con, con Fabio Orecchia. Esatto, il disco è stato prodotto da Fabio Orecchia, che è un grande personaggio dell'underground romano, che si trova allo studio Ombre Lobo, che è dentro, all'interno del centro sociale Brancaleone. E niente, noi siamo andati quasi un po' intimoriti, perché bazzicando ogni tanto qualche concerto romano, l'uomo visto all'Opera con la sua band che si chiama Noi Banda Trio, che consiglio calorosamente a tutti. Nel momento in cui un amico aveva detto che c'era la possibilità di registrare con lui, noi abbiamo detto: cavolo, con il grande musicista Fabio con Orecchia, il bassista chitarrista, esatto, della Noi Banda Trio. Però immediatamente appena siamo arrivati, insomma, ci siamo trovati, che era una persona assolutamente di una tranquillità e di un piedi per terra incredibile. Insomma, non era una super, noi lo vediamo non come una superstar, però insomma, come un grande musicista, e lo è totale, e lo è, però è, poi è diventato subito un nostro grande amico, e insomma salutiamo sempre, ciao Fabio. E niente, quindi abbiamo registrato nel suo studio, che è molto piccolo e molto bello, e ci si lavora molto bene, è un bel luogo di ritrovo. Ed è uscito come è uscito, insomma, ed è uscito il disco, è uscito molto bene, francamente anche molto meglio di quanto mi aspettassi quando siamo entrati, non per colpa di come Fabio, ma per come me l'aspettavo io, insomma. Aspettavo che suonasse bene, ma non così bene come è uscito, e insomma, quando poi sarà pubblicato, speriamo che... E abbiamo cercato di una via di mezzo tra, visto non avendo capito bene il genere preciso che suoniamo, non volevamo né una produzione troppo pulita né una produzione troppo metal, quindi troppo pompata, insomma abbiamo trovato un giusto equilibrio che
da una parte forse nel momento in cui adesso stiamo cercando un'etichetta può penalizzare, perché ad esempio delle etichette più strettamente metal ritengono che il disco sia un po' troppo poco metal, altre etichette più alternative o rock nel senso dicono siamo troppo metal, però ci piaceva proprio questo, lo stare in mezzo. Sì, in realtà è venuto da solo, insomma, non è stata nessuna scelta, i pezzi nascono così e vengono... Però non abbiamo avuto una produzione classica, sì, da disco, a cazza, il chitarrone e il bassone, cioè, ci andavano... Questi sono i termini tecnici, sì, no? Agassa, pompa, tecnicissimi. No, ci potete trovare su www.notbynorthwest.it, ci potete trovare su Facebook, che è facebook.com/northbynorthwestitaly, e anche su MySpace, sempre North by Northwest Italy, anche se MySpace ormai è un po' decaduto, però insomma... È morto proprio, sì. Però sono molto fiero del nostro MySpace, sì. È l'unica cosa che, non avendo Facebook, è l'unica cosa che ogni tanto vado lì, ritocco, mi diverte. E infatti Mini Radio Web è affezionatissima a MySpace e si duole del fatto che sia poco frequentato, ma la colpa è nostra, noi siamo noi che ci dobbiamo andare, che dobbiamo portarci la gente per mano. Senti, ma invece YouTube ha una cosa che è diversa. E YouTube nel... Il nostro canale YouTube è NBN Italy. Ah, è vero. NBN Italy, è vero. E beh, ci eravamo rotti di scrivere North by North, questo è lungo. NBN fa un po' sigle. NBN Spa, queste cose qui, però insomma Spa. Più, sì, vabbè, società per azioni. No, youtube.com/NBN Italy trovate il nostro bellissimo videoclip, alcune riprese live, noi che suoniamo sulla spiaggia. Sì, c'è anche quello. Pinball Wizard. Pinball Wizard. E se uno vuole sapere quando suonate, può andare? Può andare su tutti questi post. Beh, su YouTube non c'è scritto, però su Facebook e sul nostro sito www.northbynorthwest.it lì c'è tutto. Ma beh, noi siamo molto affezionati al Sinister Noise e alla Locanda Atlantide. E alla Locanda Atlantide, anche, è vero. Insomma, devo dire, in particolare poi nell'ultimo periodo c'è un altro gruppo di ragazzi che hanno fatto un'associazione che si chiama Il Sottosuono, che riunisce un po' di band italiane, devo dire, romane. Che anche romane, sì, devo dire che anche grazie a loro gli ultimi concerti che abbiamo fatto li abbiamo fatti tutti attraverso le serate organizzate loro, in particolare con la Locanda Atlantide. Sì. Ringraziamo anche loro. Se uno volesse l'album, che fa? Deve aspettare l'etichetta oppure in qualche modo, non so, magari comprando i pezzi su iTunes? Non ci stanno su iTunes i pezzi. No, l'album è ancora inedito. C'è un file rare preziosissimo. Se ci scrive una... sappiamo il link solo noi. Sì. Se ci scrive una mail molto simpatica e molto gentile, glielo posso mandare volentieri. Ma sì, insomma, non siamo così elitari, grazie. Scambio in natura? No. Volendo, con foto. Allora, no. Se viene a sentirci dal vivo, glielo mando volentieri in lista. Ah, buono. Vi ringrazio della partecipazione ai nostri programmi e a questo punto, attenzione alla risposta, un grandissimo in bocca al lupo. E crepi il lupo. Bella, perfetta, è venuta bene. Non tutti ci riescono al primo colpo. Immediatamente. Mille grazie a voi e grazie anche a Cat Press. Grazie a Cat Press, Emanuele, ufficio stampa. Nella fattispecie, che è andato a controllare che non gli hanno fatto la multa, a quanto ho capito. E manca un dettaglio: se trovate l'etichetta e se lo pubblicate, chiamateci subito, perché Mini Radio Web vuole vedere soprattutto la copertina. Molto bene, senz'altro. Immediatamente. Senz'altro. Assolutamente. A presto, grazie, ciao. Grazie mille. Ciao.